parte di notte da Brescia per la più affascinante corsa del mondo e sono oltre 400 le macchine al via. All'alba scattano i bolidi, quelli che devono far crollare i records, ma appaiono lenti nell'avvio. Ultimo della serie è Fangio con numero 600. A Rovigo la Mercedes di Riss resiste in testa, ma è già incalzante l'attacco di Castellotti con numero 548. La pioggia consiglia prudenza a Fangio, che sente la macchina slittargli sotto. Sulle strade adriatiche, su quelle dell'Abruzzo, malgrado l'insidia del maltempo, il ritmo della corsa si va facendo sempre più veloce. È un collaudo severo dell'audace abilità dei piloti e della stabilità delle macchine. Basta un attimo di disattenzione per finire fuori strada. Alla capitale una violenta bufera di vento e pioggia attende i concorrenti. Dov'è la primavera romana? Castellotti guida la corsa e smentirà la tradizione. Sarà primo a Roma e sarà primo anche a Brescia. Sulla Futa e a Bologna il pilota lodigiano è l'alfiere di 5 Ferrari, che si piazzeranno in testa alla classifica. La pioggia scrosciante consiglia ormai prudenza dopo tante ore di tensione e di fatica. Piove a dirotto a Brescia, Castellotti compie l'ultimo audace pit veloce proprio sul pelo del traguardo, con la spavalda autorità del trionfatore di una prova così severa. La folla acclama il giovane vincitore, abbracciato con affetto filiale da Castagneto, il papà di questa gara che ha visto un nuovo meritato trionfo italiano.